Bene ragazzi, amici, benvenuti, bentornati. Parliamo oggi dei mongoli. Mongoli, un argomento molto affascinante, un argomento importante, un argomento anche da risvolti leggermente truculenti, perché questi mongoli erano un popolo di conquistatori, di massacratori, un popolo nomade, uno dei tanti popoli nomadi venuti dall'Asia centrale che nelle loro scorrerie, nel loro espansionismo, finiscono per invadere anche l'Europa. Dopo aver conquistato buona parte dell'Asia, come vedremo, costituiranno un impero immenso. Erano delle bestie sanguinarie questi mongoli. Un cronista medievale dell'epoca li descrive così: i mongoli sono esseri umani che assomigliano a bestie e che si devono chiamare piuttosto mostri che uomini, che hanno sete di sangue e bevono il sangue, che cercano e divorano la carne dei cani e persino la carne umana. Ecco, come venivano descritti in qualche modo i mongoli. Ricordate, abbiamo lasciato la Cina alla fine della lezione precedente con la dinastia dei Sung. Ricordate, la dinastia dei Sung aveva occupato soprattutto i territori della Cina meridionale, d'accordo? Della Cina meridionale ha sviluppato un'agricoltura molto fiorente. Ricordate un doppio raccolto di riso ogni anno, però questa agricoltura, Cina sotto la dinastia Sung, come sotto altre dinastie precedenti, era un'agricoltura molto debole. Perché? Anche se garantiva grandi densità umane e grandi produzioni, soprattutto di riso, è un'agricoltura debole perché era un'agricoltura con scarsità di pascoli e con scarsità di animali. L'allevamento non supportava, non sosteneva l'agricoltura. Vi erano pochi pascoli, vi erano pochi animali, pochi buoi. Ma attenzione, quindi essendoci pochi buoi, pochi animali, anche il concime era scarso. Quindi un'agricoltura comunque precaria, non sostenuta non sostenuta dai buoi, dagli animali, non sostenuta da adeguati concimi. Mancavano gli animali, non mancavano soltanto i buoi, mancavano anche i cavalli da utilizzare nell'esercito. L'esercito cinese era basato sulla fanteria. Adesso capite perché la Cina, ricordate, ne abbiamo parlato, non soltanto a danno dei Sung, ma a danno anche di altre dinastie, appunto che abbiamo detto nella scorsa lezione, spesso finisce per subire invasioni da questi mongoli che arrivano dal nord e superano tranquillamente la grande muraglia. Perché? Perché questi nomadi sono dei cavalieri, d'accordo? Come i mongoli erano dei cavalieri con l'arco, e quindi rispetto alla forte cavalleria dei mongoli o di altri nomadi, appunto, venuti dal nord, la debole fanteria cinese aveva problemi proprio militarmente. Inoltre, le strutture agricole, abbiamo appena detto, erano deboli, erano precarie. Certo, assicuravano moltissimo riso, ma erano molto deboli, precarie. I cinesi hanno sempre praticato l'agricoltura come se fosse giardinaggio, senza molti attrezzi, come abbiamo visto, senza concimi. Ci vogliono tantissimi uomini e donne per realizzare le strutture agricole. Le strutture agricole funzionano anche con delle canalizzazioni che sono molto molto fragili. Quindi è facile devastare e distruggere l'agricoltura. Questo tipo di agricoltura è facile, arrivano questi cavalieri, facilmente distruggono tutto, distruggono qualcosa che è molto arduo rifare, è molto arduo realizzare di nuovo in breve tempo. Questa quindi è la spiegazione per cui anche
cinesi che magari hanno delle densità umane, una popolazione molto superiore rispetto ai nomadi che li attaccano dal nord, spesso facilmente vengono sopraffatti. Questi mongoli erano nomadi delle steppe del nord-est, nel XII secolo, nel 1100. Vivevano nella zona intorno al lago Baikal, è quella zona che almeno in parte oggi si chiama appunto Mongolia. Cosa succede? Erano sempre stati tranquilli, erano degli arcieri a cavallo. A un certo punto questi cavalieri della steppa del lago Baikal, della Mongolia, si risvegliano perché trovano un capo carismatico. Questi mongoli erano sempre stati divisi in tribù che si scannavano le une con le altre, c'era rivalità, invece trovano un capo carismatico, Temucin o Temujin, o anche con la C, Temucin, a volte viene scritto anche con la I lunga, Temujin. Non fa niente, come lo potete scrivere, lo potete traslitterare come volete, Temujin, un capo carismatico che successivamente prese il nome di Gengis Khan ed è universalmente conosciuto come Gengis Khan. Gengis Khan significa in lingua mongola, ok? Khan significa re, imperatore. Khan è leggermente simile a Caesar latino oppure a Czar che poi diventa Zar, l'imperatore della Russia. Khan significa imperatore. Gengis significa qualcosa come oceanico, universale, imperatore oceanico, imperatore universale. Questo Temujin che cosa fa? Ci impiega una ventina d'anni, dal 1180 al 1200, per sottomettere le altre tribù mongole. C'erano tante tribù mongole, lui ci impiega ben 20 anni per sottometterle alla propria. Infatti, prima il nome di Mongoli riguardava soltanto la specifica tribù di Temujin, non tutti gli altri nomadi della stessa stirpe. Poi Temujin sottomette le altre tribù e quindi capite, anche le altre tribù di quella zona prendono il nome di Mongoli, mentre prima Mongoli era il clan familiare, soltanto il clan familiare di Temujin. Ne costruisce quindi una confederazione di tutte le tribù sotto il dominio della sua tribù. Questo riesce compiutamente soltanto nel 1206. E quindi tutte queste tribù che iniziano a chiamarsi mongole, mongoli come la tribù di Temujin, sono pronti a diventare un esercito inarrestabile e invincibile. E diciamo che a partire dal 1210 iniziano a conquistare enormi territori in Asia, si espandono. Fate attenzione, Temujin Gengis Khan è nato nel 1155, ok? Morirà nel 1227, quindi vedete, è nato nel 1155, lui inizia le sue conquiste nel 1210, cioè praticamente quando ha più di 50 anni, cioè diciamo, in età che all'epoca era considerata assolutamente senile. Lui ha già una cinquantina d'anni, eppure nei successivi 20 anni in cui vivrà, quindi più o meno dai suoi 50 ai suoi 70 anni, per quanto già anzianotto, sarà il capo dell'espansione dei mongoli. I mongoli erano particolarmente efficaci, distruttivi in battaglia, anche perché, attenzione, a differenza di altre tribù nomadi, che magari quelle che avevano invaso la Cina in precedenza, i nomadi praticavano la metallurgia, cioè, scusate, i mongoli praticavano la metallurgia e quindi combattevano con l'elmo, con la maglia di ferro, d'accordo? Con la maglia di ferro. Inoltre avevano delle tecniche di assedio molto innovative. Comunque, per un motivo o per l'altro, diventano immediatamente imbattibili. Gengis Khan conquista tutta la Cina settentrionale.
abbiamo visto che la conquista della Cina settentrionale è stata facilitata dal fatto appunto che la dinastia, che il nuovo impero cinese dei Sung aveva occupato la Cina meridionale, si era un po' disinteressata della Cina settentrionale. La Cina settentrionale quindi era stata invasa da diverse tribù di nomadi, nomadi esattamente come i mongoli, come per esempio gli Yurken. Ma ce ne sono anche altri. Gli Yurken e altre tribù nella Cina settentrionale, ok, si stanziano, ma sono de meno devastanti dei nomadi. Perché? Perché si sedentarizzano subito, cioè a differenza dei mongoli, gli Yurken si sedentarizzano, vengono conquistati dalla cultura cinese e in qualche modo si assimilano, diventano ben presto anche loro cinesi. Di fatto, in tutta la sua storia, la Cina, come abbiamo visto, non aveva grandi difese rispetto a questi nomadi che arrivano dal nord. L'unica speranza era appunto quella di conquistarli culturalmente. Il nomade conquista, fa razzia in Cina, però a un certo punto, scende dal suo cavallo e si sedentarizza, diventa, tra virgolette, civile, diventa anche lui cinese. Era quello che era successo con gli Yurken, ma anche con tante altre tribù nomadi, anche con tribù che proprio come gli Yurken occupavano, avevano formato tanti stati e staterelli nella Cina settentrionale. E invece i mongoli non avevano nessuna intenzione per il momento di fermarsi e di scendere da cavallo. Devastano la Cina settentrionale, in pochi anni conquistano anche enormi territori in Siberia, quindi oltre a espandersi a sud verso la Cina, vanno verso ovest, arrivano in Transoxiana, l'attuale Uzbekistan, regione molto ricca perché era una regione con grandi città carovaniere come Bukhara e Samarkanda, l'attuale Uzbekistan. I mongoli conquistano anche la Transoxiana, Uzbekistan, le città carovaniere, le città commerciali, mercantili di Bukhara e Samarkanda. Ma non si fermano certo qui. Arrivano a conquistare anche una parte dell'Iran. Fanno delle scorrerie nell'Iran, anche se non lo inglobano precisamente per il momento nel loro impero. Arrivano anche agli Urali, d'accordo? Arrivano anche agli Urali. L'espansione è troppo veloce, quindi Gengis Khan, che è molto attento nell'organizzare il suo impero. Tutte le conquiste vengono ben organizzate, affidate ad una burocrazia, ad un'amministrazione efficiente. Si tratta di un vero e proprio impero che ingloba in maniera effettiva tutte le province che conquista, però l'espansione è stata troppo forte, quindi non si riesce a sottomettere tutto. Si fanno delle spedizioni contro l'Iran, oppure anche contro l'India a sud, oppure anche contro la penisola arabica. Vedete, praticamente quasi tutta l'Asia. Comunque, poi a un certo punto Gengis Khan, abbiamo visto nel 1227, muore. In fondo era già abbastanza anzianotto quando ha iniziato le sue conquiste. I suoi successori saranno alcuni dei suoi figli. Dal 1227 al 1241, chi è il nuovo Khan dei Mongoli, il Gran Khan. L'imperatore dei mongoli è uno dei figli di Gengis Khan che si chiama Ogodei Khan. Ogodei Khan lo potete trovare trascritto sia così, con la diesi su entrambe le e, Ogodei, con i due puntini tra le e, ma anche potete anche trovarlo trascritto Ogodai. Dipende, poi in ognuna delle lingue moderne si usa una traslitterazione diversa. Se andate a vedere in inglese è diverso, eccetera. Ogodei o Ogodai non ha nessuna importanza quale sia la variante del nome. Dal 1200 al 1241 è capo dei mongoli e i mongoli, sotto il suo impero, effettuano altre incredibili conquiste,
continuando a espandersi. Ogdei Khan e i suoi eserciti comunque non riescono per il momento a conquistare la Cina meridionale. La dinastia dei Sung si difende efficacemente, quindi decidono di andare sempre più verso ovest. Un esercito comandato da Batu, che era un nipote di Gengis Khan, conquista la Georgia. E poi arriva in Europa attraverso la Russia, conquista la Russia, gli eserciti mongoli penetrano all'interno della Russia, Mosca viene saccheggiata, perché poi le città loro le distruggevano, le saccheggiavano violentemente. Attenzione, nel 1238 entrano in Ucraina. Quindi vedete, già che iniziate a capire che i mongoli riguardano anche l'Europa, la storia europea. Kiev, la più importante città dell'Ucraina, viene a sua volta saccheggiata nel 1240. Nel 1240 i mongoli invadono l'Europa slava e l'Europa orientale, passano attraverso la Bulgaria e arrivano poi in Polonia. Terribile è il saccheggio della capitale polacca, Cracovia. Cracovia viene saccheggiata nel 1241, d'accordo? Cracovia viene saccheggiata nel 1241. Qualcuno cerca di opporsi all'invasione dei mongoli, non c'è dubbio. I cavalieri tedeschi e polacchi organizzano un esercito, ma vengono sconfitti. Sempre nel 1241 i mongoli sconfiggono i cavalieri tedeschi e polacchi, coalizzati nella battaglia di Liegnitz. Polacchi e tedeschi sono sconfitti nella battaglia di Liegnitz, non hanno più chi possa fermarli. Invadono anche l'Ungheria, la capitale Pest viene anch'essa devastata e saccheggiata sempre nel 1241. Pensate che i mongoli arrivano fino all'Adriatico, forse non lo sapete, molti non se lo potrebbero immaginare, come dalla Mongolia arrivano fino all'Adriatico, riescono ad arrivare in Croazia, prima devastano Zagabria e poi addirittura sul mare Adriatico i mongoli arrivano per la loro massima espansione a Oriente in Europa sul mare Adriatico. Pensate, arrivano a far abbeverare i loro cavalli a spalato sul mare Adriatico. È un modo di dire abbeverano i loro cavalli a spalato perché forse il cavallo non beve l'acqua di mare. Naturalmente è un modo di dire, per dire arrivano, insomma, arrivano fin là, sembrano assolutamente inarrestabili. Cosa succede? Questo esercito di Baku, però, già l'anno prima rispetto alla devastazione della Croazia, l'arrivo a spalato, cioè nel 1241, all'improvviso si ferma e torna indietro. Tornano in Mongolia, nella loro madrepatria. L'Europa ebbe una paura terribile dei mongoli, sembrava stesse arrivando l'apocalisse. In fondo non mancava molto tempo a quel 1260 che era stato indicato da Gioacchino da Fiore come l'anno del secondo avvento di Gesù Cristo, dell'avvento del millennio, no? Prima della fine del mondo, la fine dei tempi nel 1260. E invece i mongoli risparmiarono l'Europa occidentale, dopo aver devastato un po' il mondo slavo, la Russia e l'Europa orientale, e decise l'esercito mongolo di tornare indietro per motivi che noi assolutamente non conosciamo. Possiamo fare soltanto delle ipotesi, motivi che comunque ci sono ipotesi che potrebbero anche essere tutte vere, d'accordo? Perché Baku, il comandante dell'esercito mongolo, torna indietro risparmiando l'Europa nel 1241? La prima ipotesi è questa: era morto il Gran Khan, ricordate, il secondo Khan dopo Gengis Khan, Ogdei Khan, era morto, e quindi Batu,
come altri dignitari mongoli, voleva partecipare alle esequie, ma soprattutto all'elezione del nuovo Khan. Per questo tornano indietro. Nel 1241 il nuovo Khan è Mongka Khan. Quindi forse risparmio all'Europa, torno indietro, perché arriva notizia, il Khan è morto, bisogna sostituirlo con qualcun altro. Altre ipotesi, i mongoli, non abbiamo niente di scritto su questo da parte dei mongoli, però per esempio abbiamo un'opinione molto simile da parte dei cinesi dell'epoca. Molti popoli asiatici, e quindi forse anche i mongoli, consideravano l'Europa occidentale poco interessante, un posto povero, insomma una propaggine, dell'Asia, una propaggine la più occidentale dell'Asia. Povera, non meritevole di particolare attenzione, quindi può darsi che dopo aver devastato, dopo aver fatto bottino, i mongoli pensassero che fosse troppo oneroso e comunque inutile cercare di inglobare l'Europa, pezzi d'Europa, dal loro impero e quindi se ne andarono. Tuttavia, un pezzo di Ucraina e un pezzo di Russia meridionale iniziarono, furono conquistate e inglobate nell'impero mongolo. Tuttavia, l'Europa venne risparmiata. Diciamo che il mondo slavo e soprattutto la Russia assorbì l'impatto dell'arrivo dei mongoli e salvò il resto d'Europa. Un'altra ipotesi è appunto che l'Europa sia stata salvata dalla battaglia di Liegnitz, ma come lei ci ha appena detto, state pensando. La battaglia di Liegnitz è stata persa da tedeschi e polacchi contro i nomadi, dai cavalieri tedeschi e polacchi, è vero, però tuttavia fu una battaglia impegnativa, molti guerrieri mongoli morirono, quindi capite? I mongoli pensarono che non era forse il caso di continuare e di disperdere le forze, quindi questa battaglia, per quanto persa, avrebbe salvato l'Europa. Ci sono battaglie, ci sono eventi della storia, che non vengono raccontati o vengono considerati minori, vengono considerati marginali. Invece, secondo alcuni storici, senza questa battaglia, per quanto persa, i mongoli ci avrebbero invaso e conquistato. Magari avrebbero invaso le città tedesche, Vienna, sarebbero potuti arrivare in Francia, d'accordo? E invece non fu così. Si ritirano. Tuttavia, abbiamo appunto questo terzo Khan dei mongoli, Mongka, che continua a conquistare, anche se non arriva più in Europa. Mongka Khan occupa, attenzione, l'Asia Minore, ok? L'Asia Minore è quella che poi successivamente si chiamerà Turchia, e lì c'erano i Selgiucidi. Abbiamo già parlato della fine del sultanato Rum con capitale Iconio, in un altro argomento, del sultanato Rum con capitale Iconio dei turchi selgiucidi. I turchi selgiucidi declinano proprio a causa della sconfitta selgiucidi o selgiuchidi subita dai mongoli. Il sultanato Rum dei selgiucidi diventa uno stato vassallo dei mongoli in piena Anatolia, in piena Turchia. Poi i selgiucidi, che non erano molto numerosi, si uniranno in qualche modo ai mongoli, si dissolveranno, e comunque l'ultimo sultano Rum, dopo qualche anno dalla conquista, sarà deposto, finirà per sempre il sultanato Rum con capitale Iconio, il sultanato dei turchi selgiucidi, quindi sotto le orde dei mongoli. Ne abbiamo già parlato in un altro argomento. Nel 1258 i mongoli iniziano a occupare due imperi, d'accordo? Due imperi. Abbiamo già detto l'Iran, l'abbiamo già detto, completano la conquista dell'Iran, ma attenzione, conquistano anche l'Iraq. Conquistano anche l'Iraq devastando la città di Baghdad, città molto raffinata, una volta molto potente, no? Baghdad era la sede del califfato arabo.
che finisce qui dopo molti secoli. I mongoli, dopo aver distrutto l'impero dei turchi selgiucidi, conquistano anche l'impero dell'Iran e conquistano anche il regno dell'Iraq, il sultanato, scusate, il califfato di Baghdad. L'ultimo califfo viene ucciso e il califfato viene ufficialmente abolito, viene ufficialmente abolito nel 1260. Attenzione. I mongoli devastano anche Siria ed Egitto, quindi arrivano sul Mediterraneo. In Siria e in Egitto c'era la forte, attenzione, c'era la forte dinastia dei Mamelucchi, i Mamelucchi con i quali veneziani e genovesi, le repubbliche marinare italiane, da tempo commerciavano proficuamente. Che cosa succede? I Mamelucchi erano molto forti, i Mamelucchi appunto dominavano Siria e Egitto. Per la prima volta i mongoli sono sconfitti in maniera significativa e pongono un limite alla loro espansione. Nel 1260 i Mamelucchi riescono a sconfiggere l'esercito mongolo in Palestina. E quindi qua i mongoli praticamente si fermano, raggiungono la massima espansione, un impero, il più vasto impero nella storia umana, il più vasto impero nella storia umana. 25 milioni di chilometri quadrati. È il più vasto impero della storia. Pensate che l'impero islamico alla sua massima espansione aveva 9 milioni di chilometri quadrati, l'impero romano soltanto, si fa per dire, 3,3 milioni di chilometri quadrati. Quindi l'impero mongolo nella storia è l'impero più grande, l'impero che aveva la maggiore quantità di territori. Questo, attenzione, se escludiamo però il British Empire, l'impero coloniale britannico, che però all'inizio del 1900 conquistò il 23% delle terre emerse. Quindi molti dicono che l'impero coloniale di Sua Maestà Britannica all'inizio del 1900 era più vasto di quello dei mongoli. Sì, è vero, però l'impero coloniale britannico aveva dei possedimenti che non erano uniti territorialmente, ok? Anche perché molti di essi erano delle isole, come l'Australia, la Nuova Zelanda, oppure erano appunto territori come il Canada, cioè non avevano un'unità territoriale. Se invece noi consideriamo gli imperi che hanno unità territoriale, cioè i cui territori confinano tutti tra di loro, l'impero mongolo è sicuramente il più vasto nella storia. Ripeto, la massima espansione avviene nel 1260. Monge Khan è morto, ve lo ricordate, nel 1259, quindi il terzo e ultimo imperatore mongolo dal 1159 è Kubilai Khan, il terzo e ultimo Khan, Gran Khan dei mongoli. Kubilai Khan. Fate attenzione, Kubilai Khan viene anche scritto non con la K iniziale, ma con la Q. Kubilai con la Q è la stessa identica cosa. Kubilai Khan era a capo di un altro esercito che riuscì a conquistare tutta la Cina, cioè immensi territori della Cina. E quindi anche per questo motivo ha conquistato tutta la Cina. L'impero mongolo arriva alla massima espansione. Kubilai Khan regna dal 1159 fino appunto alla sua morte nel 1291. Ok? Sarà il quarto e ultimo Khan dei mongoli. Attenzione, cosa succede? Succede che in realtà l'impero dei mongoli, abbiamo visto, è enorme.
tuttavia è troppo grande. Quindi ben presto, fate attenzione, ben presto, all'inizio del 300, comunque dopo la morte di Kubilai non ci sarà un altro Khan. L'impero mongolo tende a dividersi e comunque dopo il 300 si dividerà definitivamente in quattro, cioè abbiamo la divisione dell'immenso impero mongolo, fate molta attenzione qui, in quattro canati, ok? Uno è appunto la Cina, l'impero della Cina, che si stacca dagli altri territori dell'impero mongolo, è appunto in Cina Kubilai Khan, da essere il Gran Khan dei Mongoli diventa anche l'imperatore della Cina. Quindi voi direte: ma come, la dinastia precedente di cui abbiamo parlato prima, i Sung vengono cacciati? Sì, i Sung vengono cacciati come imperatori della Cina, e al posto abbiamo i Mongoli che prendono il nome di Yuan. Ok, Kubilai Khan fonda una nuova dinastia cinese. Ed è l'imperatore della Cina, sono gli Yuan, d'accordo? Quindi viene fondata una nuova dinastia, la dinastia degli Yuan, il primo imperatore della Cina con questo nome è Kubilai Khan, con una nuova capitale, Pechino. Pechino fino ad allora non era mai stata, attenzione, la capitale della Cina. Un impero, quello cinese di Kubilai Khan, che umiliò proprio i cinesi. I mongoli erano dei nomadi che, arrivati dal nord, ma diventano imperatori della Cina, non parlano il cinese, parlano la loro lingua, hanno altre usanze rispetto alla Cina, neanche comprendono bene come gestire il territorio, l'agricoltura cinese. Vi ricordate? Era molto fragile l'agricoltura cinese, gli Yuan, i nomadi, non avranno molto successo nel gestire, nel far funzionare bene la fragile economia cinese, e quindi avranno dei problemi per questo, ma questo lo vedremo nella prossima lezione. Kubilai Khan cerca anche di espandersi, lui costruisce delle flotte e fa delle spedizioni navali che purtroppo per lui sono inutili nei confronti del Giappone e dell'Indonesia. Cerca di conquistare il Giappone e anche di invadere l'Indonesia, ma non gli va bene, la sua enorme flotta non arriverà mai in Giappone, viene distrutta da una tempesta. Comunque, insomma, la dinastia Yuan in Cina, vedremo che fine fa nella successiva lezione. Adesso vediamo quali sono gli altri tre canati in cui si divide l'impero mongolo, oltre alla Cina. Abbiamo il canato di Turkestan, attenzione, Turkestan, trattino Asia centrale, così viene chiamato questo canato. È il canato più piccolo di tutte e quattro, ma molto importante perché controlla la Transoxiana. Ricordate le importantissime città carovaniere commerciali di Bukhara oppure di Samarcanda. Questo canato, Turkestan Asia Centrale, viene anche chiamato canato di Chagatai. Non chiedetemi per favore perché, potete anche trovare così, canato di Chagatai, d'accordo? Oltre alla Cina, questo è il secondo dei quattro canati in cui si divide l'impero mongolo. Poi abbiamo un canato che si chiama il Canato, non chiedetemi perché. Il terzo canato, in realtà si chiama il Canato, e il suo capo non si chiama Khan, ma il Khan, ed è quello dell'Iran, della Persia. Viene anche chiamato canato dell'Afghanistan-Iran, perché tra le tante terre che avevano conquistato i mongoli, non le ho potute indicare tutte, c'è anche l'Afghanistan, Afghanistan-Iran. Pensate che praticamente i mongoli conquistarono territori in tutta l'Asia, proprio in tutta l'Asia, davvero, dalla Siberia fino al Golfo Persico, in Iran e poi a est fino alla Cina e così via. Le uniche due zone che non conquistarono furono l'India, che comunque ricordate fu devastata dai mongoli, ma solo l'India occidentale, la regione di Delhi, nord occidentale, ma anche l'Indocina, il sud-est asiatico, dove all'epoca c'era un forte impero, l'impero Khmer, la cultura Khmer nel sud-est asiatico. Va bene.
Quindi il canato di Afghanistan, Iran, attenzione, controlla anche una parte dell'attuale Turchia, cioè dell'Asia minore. Poi il quarto è il canato che interessa l'Europa e con cui molti paesi europei in seguito avranno a che fare e contro il quale faranno molte guerre, lo vedremo in un altro argomento, in particolare Polonia e Russia si scontreranno continuamente con il canato dell'Orda d'Oro. Attenzione, orda in realtà non significa quello che state tutti pensando. È vero che i nomadi, cioè i mongoli come nomadi, è davvero un'orda, però orda viene dalla loro lingua, dal mongolo urdu, che vuol dire accampamento, d'accordo? Quindi accampamento. Il canato dell'Orda d'Oro. Il canato dell'Orda d'Oro riguarda l'Europa. Il canato dell'Orda d'Oro possiede territori intorno al Mar Nero, molti territori del Caucaso, pa una parte, anche una striscia della Siberia, territori intorno al Mar Nero, Caucaso, una parte, una striscetta verso est della Siberia, ma anche, fate attenzione, i territori del Basso Volga, cioè una parte della Russia meridionale e una parte dell'Ucraina. Quindi si trova proprio al confine orientale dell'Europa e, ripeto, avrà a che fare con Polonia e Russia, con alcuni stati europei. Quindi tra questi canati è quello che proprio ha a che fare con la storia europea. E vedremo, abbiamo visto, vedremo in alcuni argomenti, appunto, le guerre della Russia, della Polonia, eccetera, contro l'Orda d'Oro. L'Orda d'Oro ha una forte presenza anche in Crimea, da cui, d'accordo, quindi domina il Mar Nero. Allora, come hanno fatto i mongoli ad avere questa espansione eccezionale? In parte l'abbiamo detto, cioè in Asia, non solo in Cina, ma anche in tanti altri posti che loro conquistano, c'è un'agricoltura irrigua, con attrezzature idrauliche molto fragili, abbiamo detto più volte, che facilmente vengono distrutte di fronte ad attacchi esterni. Facciamo un esempio: in Iraq, i mongoli non cambiano la storia solo perché eliminano il califfato islamico. In Iraq la conquista dei mongoli causa un degrado del territorio che è alla base della fine della tradizione agricola mesopotamica. Lì in Iraq, nelle terre tra il Tigri, l'Eufrate, eccetera, da quel momento non si coltiva quasi più niente. Diventa un deserto, anche se alcuni storici hanno detto che forse il degrado del suolo tra il Tigri e l'Eufrate nelle regioni mesopotamiche precede l'arrivo dei mongoli. Comunque, con l'arrivo dei mongoli, certamente finisce una tradizione agricola mesopotamica che era lunga di 3.000 anni, sin dall'impero di Sumer, d'accordo? E quindi. Inoltre, poi i mongoli avevano delle tecniche innovative di assedio, ma anche delle tecniche psicologiche per risolvere subito gli assedi. Una strategia del terrore. I mongoli massacravano in maniera orribile, terrificante, sanguinosa le città che conquistavano. Questa voce si diffonde. E i mongoli anche ovviamente hanno interessi a diffonderla dovunque. E quindi capite, quando una città, un territorio vede i mongoli che avanzano, sa che i mongoli stanno arrivando da loro, già si terrorizzano, e già si terrorizzano. Quindi molte città preferiscono arrendersi, aprire le mura, far entrare l'esercito mongolo, perché così vengono risparmiati, altrimenti poi verranno massacrati. Questa strategia del terrore, questa strategia psicologica per far arrendere gli avversari sarà ripresa poi un po' di tempo dopo da Tamerlano, che viene da Samarcanda, un altro grande conquistatore, Tamerlano, sedicente, discendente di Gengis Khan e dei mongoli. In ogni caso, l'Europa, come abbiamo visto,
riesce a salvarsi dai mongoli, l'urto dei mongoli viene assorbito dalla Russia e dal mondo slavo. I mongoli terrorizzano l'Europa anche perché era da secoli che non arrivavano più invasioni di nomadi dall'Asia. L'Europa ne aveva subite tantissime, tantissime, dai goti agli unni, agli ungari, d'accordo? Se conoscete la storia precedente all'anno 1000, però da secoli l'Europa era ormai rimasta esclusa dagli assalti di questi invasori della steppa, e quindi anche per questo motivo i mongoli fanno tanto paura. Il rapporto tra l'Europa e i mongoli è anche un rapporto psicologico, culturale. In realtà, per quanto sembri strano, l'Europa ebbe sempre in seguito un buon ricordo dei mongoli. Può sembrare singolare, mongoli che, guardate, in totale forse non erano neanche più di un milione, non erano neanche più di un milione. Riuscirono a sottomettere l'intero impero cinese, che aveva almeno 120 milioni di abitanti, il regno dell'Iraq e il regno dell'Iran, che avevano almeno ognuno di essi, entrambi avevano 15-20 milioni di abitanti. Un milione di mongoli conquista questo territorio immenso. L'Europa, per quanto sembri strano, trasforma i mongoli in un mito positivo. Vengono visti positivamente. I mongoli hanno distrutto, schiavizzato, devastato interi imperi in Asia, ma in Europa non l'avevano fatto. Dopo le loro distruzioni se ne andarono, ricordate, nel 1241-1242, e gli europei iniziano in maniera singolare a tessere proprio una mitologia positiva dei mongoli. Venivano visti positivamente. Nasce la leggenda, attenzione, che i mongoli volessero danneggiare gli islamici, i musulmani. In effetti, i mongoli, nella loro opera di distruzione, avevano danneggiato e avevano devastato soprattutto territori musulmani, avevano distrutto, ricordate, ben tre regni o imperi, tutti e tre musulmani: quello dei turchi selgiucidi in Anatolia, quello dell'Iran e quello dell'Iraq, che era poi il califfato islamico, era una cosa molto importante. E quindi, che significa? Cioè, nasce la leggenda. Leggenda del tutto infondata, che i mongoli in fondo siano andati in giro a distruggere perché odiano i musulmani. Nasce la leggenda del prete Gianni, ovviamente si tratta proprio di un mito infondato, cioè l'idea che esistesse nel centro dell'Asia un impero ricchissimo, un regno ricchissimo, governato da un cristiano che si chiamava Prete Gianni, che dominava tutta l'Asia, che quindi l'Asia fosse piena di cristiani, cosa assolutamente non vera, ma venne creduta per tantissimo secolo dagli europei cristiani, che questo Prete Gianni cristiano dominasse un po' anche i mongoli e li avesse spinti a conquistare i regni, a danneggiare i regni musulmani. Quindi questa leggenda che cosa fa? Non solo appunto trasforma i mongoli in qualcosa, un popolo che viene visto positivamente. L'idea ovviamente è, da parte dei cristiani che sono in sofferenza per la continua espansione dei musulmani, quella, avete capito, di allearsi con i mongoli. Cioè l'idea era di evangelizzare i mongoli, arrivare in Asia, magari arrivare con i missionari, no? Con le spedizioni evangelizzatrici, arrivare al regno del prete Gianni e comunque convertire i monaci al cristianesimo, per fare un'alleanza tra l'Europa cristiana e i mongoli, una volta alleati e una volta convertitisi al cristianesimo, tutti insieme contro l'Islam, contro i musulmani. Naturalmente il prete Gianni non si trova perché non esiste, però moltissimi in Europa crederanno a lungo, anche vedremo i navigatori portoghesi che arrivano in India,
restano sgomenti perché cristiani non ne trovano e loro sono convinti invece che vi sia sto regno dei pretegiani, ma capiscono che in realtà non c'è. Ci sono tentativi di evangelizzazione, ben 7 o secondo altri 9 spedizioni di missionari cristiani. Una, la prima, forse la più importante, è quella di Giovanni Pian del Carmine. Giovanni Pian del Carmine parte con una spedizione per cercare di convertire i mongoli al cristianesimo, al cattolicesimo. Nel 1245 non ci riesce, come non ci riusciranno le spedizioni successive. Anche gli altri missionari dopo di lui non riusciranno a evangelizzare i mongoli, anzi, tutti i canati mongoli, tranne la Cina, che ovviamente ha le sue religioni, eccetera, tutti i canati mongoli, ricordate, Transoxiana, Persia, Afghanistan, ricordate territori, Siberia, i territori occupati dai canati mongoli, tutti i canati mongoli si convertono all'Islam. Quindi è una grande sconfitta per il cristianesimo, tranne ovviamente l'impero di Kubilai Khan in Cina, il quarto dei canati mongoli, gli altri tre si convertono tutti all'Islam. Questo è un grande successo per l'Islam, ai danni del cristianesimo. Altre terre islamiche si convertono. D'altra parte, per l'Islam è stato più facile convertire i mongoli perché i mongoli avevano occupato, come abbiamo visto in questi tre canati, per la maggior parte popolazioni già islamiche. Allora, molto importante, i mongoli riaprono la via della seta, le strade di comunicazione tra l'Europa e la Cina, che erano già state praticabili fino a qualche secolo prima, poi però si erano chiuse. Dopo qualche secolo si riapre la via della seta, quindi i mercanti europei riescono ad andare e tornare dalla Cina lungo alcune strade carovaniere. Quindi molto importante questo, l'apertura, la riapertura del commercio, la riapertura del commercio con la Cina. Abbiamo visto in un altro argomento, quindi non lo ripeterò con precisione, quali sono in realtà le vie della seta, cioè ci sono numerose strade per arrivare in Cina, una delle quali è anche una via navale attraverso il Golfo Persico, no? Il canato, abbiamo visto, il canato di Afghanistan-Iran aveva anche la costa sul Mar Rosso, un importante porto, Hormuz, all'ingresso del Mar Rosso. Quindi le vie per arrivare in India non sono solo vie di terra, ma in parte anche si può arrivare via mare attraverso il Mar Rosso, il Golfo Persico. Quindi ovviamente ne approfittano per commerciare con la Cina, ma anche con la Persia, con l'Iran, con tanti altri posti dell'Asia. Due repubbliche marinarie come Venezia e Genova, i cui commerci nel Mediterraneo orientale abbiamo esaminato già in più di un argomento. Quindi ricordate che abbiamo già parlato della dinastia dei Mamelucchi che commerciava in maniera molto proficua sia con Genova che con Venezia, ma soprattutto con Venezia. I Mamelucchi avevano conquistato l'Egitto e la Siria nel 1250, che è proprio l'epoca in cui le crociate si chiudono, perché le successive crociate sono impossibili, vista la forza dei Mamelucchi. I Mamelucchi resteranno in Egitto e in Siria fino al 1517, quindi sarà una dinastia islamica molto lunga e importante. Venezia e Genova commerciano con i Mamelucchi attraverso, capite? Attraverso i Mamelucchi loro commerciano anche con la Persia, ok? Con la Persia abbiamo visto c'è il Golfo di Hormuz, quindi commerciano Genova e Venezia anche con il canato dell'Iran, ricordate l'Ilkhanato di Afghanistan-Iran, da dove arrivano merci pregiati come il pepe, le spezie oppure altri prodotti pregiati che arrivano dall'estremo oriente. Venezia e Genova le acquistano,
sul Mediterraneo orientale, ma anche nel Golfo Persico, appunto a Hormuz, e le portano in Europa. Prodotti che arrivano dall'Asia orientale come pepe e spezie, ma anche prodotti che arrivano direttamente dalla Persia, dall'Iran, come la seta. Quindi c'è anche questa via del Golfo Persico, dal porto di Hormuz, genovesi ma soprattutto veneziani arrivano alla capitale dell'Ilkhanato, del canato della Persia, cioè di Afghanistan, Iran. La capitale è Tabriz, d'accordo? Tabriz, e poi questi prodotti arrivano, attenzione, da Hormuz sul Golfo Persico a Tabriz e poi a Trebisonda, all'estremità proprio orientale dell'attuale Turchia, Trebisonda, dove ci sono gli armeni, attenzione, e qui genovesi e veneziani possono acquistare questi prodotti, ok? C'era anche poi, attenzione, un regno indipendente dell'Armenia là vicino, ovviamente le repubbliche marinare di Genova e Venezia commerciano anche con esso, quindi ci sono empori commerciali di Venezia e di Genova. I veneziani sfruttano molto Cipro, a Cipro appunto comprano cotone di contrabbando dai Mamelucchi. Il Papa, sempre minacciato di eresia, sempre condannato il fatto che cristiani come veneziani e genovesi cattolici commerciassero tranquillamente con i musulmani, con gli infedeli Mamelucchi, ma genovesi e commerciali e genovesi e veneziani lo fanno lo stesso proprio tranquillamente. Poi la via della seta, sapete dove parte? Dal Mar Nero e dal Mar d'Azov, dalla Crimea, poi parte proprio una di quelle strade che arriva in Cina. Come abbiamo detto, un altro argomento, lì c'è la presenza di Genova. Genova aveva la colonia di Caffa sul Mar Nero e la colonia di Tana in Crimea. Quindi la via della seta permette scambi di eccezionale importanza, permette l'arrivo in Europa di prodotti da tutti i posti dell'Asia, e l'arricchimento dei mercanti, e in particolare la fanno la parte maggiore le nostre repubbliche italiane, le repubbliche di Venezia e di Genova. Allora, lasciamo qui i quattro canati mongoli, vedremo poi in successive lezioni che fine fanno questi canati, e in particolare nella prossima lezione vedremo l'evoluzione del nuovo impero mongolo in Cina, fondato da Kublai Khan, l'impero degli Yuan. Diciamo però un'ultima cosa sull'impero degli Yuan: forse tutti voi sanno che Kublai Khan, chiamato anche Kublai Khan all'epoca, riceve la spedizione di Marco Polo, è famoso. Due mercanti veneziani, si chiamavano Niccolò e Matteo, arrivano in Cina e ci restano per molti anni, dal 1261, fate attenzione, al 1268. Poi tornano indietro. Il successivo viaggio lo fanno insieme al figlio di uno di loro, cioè a Marco, che è figlio di Niccolò, ok? Niccolò e Matteo, due fratelli, tornano in Cina con il figlio di Niccolò, il famoso Marco Polo. Restano in Cina per tantissimo tempo, dal 1275 al 1292. Vedete quanto sia lungo il viaggio di Marco Polo. Marco Polo poi torna indietro, come molti sanno. Succede che lui viene incarcerato dai genovesi perché aveva partecipato a una battaglia che i veneziani avevano perso con i genovesi. In carcere lui ebbe la possibilità di dettare a un suo compagno di cella che era pisano, era di Pisa, di dettare un'opera importantissima che fu pubblicata col titolo Il Milione, in cui Marco Polo descrive il suo viaggio in Cina, che lui chiama Katai, d'accordo? La Cina lui la chiama
Katai, viene scritto in francese, non esiste il manoscritto originale, ci sono varie versioni derivate, quindi non è neanche facile ricostruire l'opera Il Milione di Marco Polo, e ci sono varie versioni. Poi ovviamente ben presto viene tradotto in italiano e ha enorme successo. Non è l'unico libro di viaggi esotici che ha successo, ce ne sono tanti, anche gli inglesi ne scrissero, non è Marco Polo, non è l'unico che è arrivato in Cina. E quindi ha enorme successo questa nuova letteratura, questa letteratura esotica che presenta l'Oriente in maniera tragica e meravigliosa. Marco Polo racconta tantissime cose importanti, ci dà delle informazioni di grande importanza. Marco Polo, attenzione, fu ben accolto da Kubilai Khan e dalla sua corte. Kubilai Khan gli affidò anche degli incarichi politici di ambasciatore all'interno dell'impero della Cina e anche all'esterno. Quindi Marco Polo, da una posizione privilegiata, può guardare ciò che gli sta intorno. Pensate che il viaggio all'andata dura ben 3 anni e mezzo, il viaggio in cui Marco Polo arriva in Cina. Poi però, attenzione, al ritorno, all'andata vanno per via di terra, al ritorno però tornano in parte per via di mare, e per via di mare una nave li porta in India e poi ha già citato Hormuz sul Golfo Persico. Quindi attenzione, Marco Polo non vede soltanto la Cina, ma anche altri paesi dell'estremo oriente, e ha modo anche di vedere nel suo viaggio di andata, nel suo viaggio di ritorno, per esempio l'Iraq nel suo viaggio d'andata, oppure l'Iran nel suo viaggio di ritorno. Ed è molto importante quello che ci racconta Marco Polo. Parla per esempio del fatto, confermato da altri libri di viaggiatori, che i cinesi, questo lo colpisce, hanno delle, ne parleremo in un prossimo argomento, proprio nella prossima lezione, hanno delle navi straordinarie, molto più grandi, le navi europee. E hanno delle navi che lui dice non hanno chiodi, ok? Vengono costruite senza chiodi. Molte delle cose che racconta Marco Polo hanno suscitato polemiche. Molti hanno accusato Marco Polo di aver inventato, di inventarsi un po' tutto, perché in questa letteratura esotica venivano raccontati prodigi, cose un po' paranormali riguardanti l'Oriente, cose fantastiche. Anche Marco Polo descrive degli animali fantastici, inesistenti. Allora, molti hanno detto, ma Marco Polo si è inventato un po' tutto. Alcuni hanno addirittura sostenuto che Marco Polo non fosse mai arrivato in Cina, cioè si fosse inventato tutto, che fosse arrivato al massimo a Samarcanda, ok? Che non fosse veramente arrivato in Cina. Perché? Perché molti dicono, Marco Polo non ci parla del tè. La bevanda tradizionale cinese è strano, descrive tutti gli usi, i costumi, quello che ha visto in Cina, non ci parla del tè, non ci parla della scrittura cinese. E come? Lui è stato anche funzionario dell'impero cinese, non ci parla della Grande Muraglia. Allora, molti dicono, ma allora Marco Polo non è stato veramente in Cina, perché altri viaggiatori in Cina ci parlano di queste cose, però una spiegazione c'è. Ricordatevi, Kubilai Khan e la sua corte non erano cinesi, erano mongoli, avevano usi diversi dai cinesi. Marco Polo sarà sempre a contatto con un'elite mongola. Voi direte, sarà a contatto anche con il popolo? Sì, ma da una posizione privilegiata di funzionario. L'elite mongola di Kubilai Khan non beveva il tè. Perché loro erano mongoli, non lo bevevano il tè a differenza dei cinesi, non scrivevano e non parlavano assolutamente in cinese. La Grande Muraglia, peraltro, all'epoca di Marco Polo, da secoli e secoli, era in totale rovina, era stata completamente distrutta. Quindi vedete, c'è una spiegazione, c'è una motivazione, ci può essere una motivazione alla base di queste omissioni. Al contrario, invece, Marco Polo ci racconta delle cose molto, molto precise. Se è vero che si fa prendere anche lui dai miti degli animali fantastici, descrive animali che non esistono, draghi. È anche vero che lui però era un mercante, era un commerciante, quindi quando descrive le merci o i prodotti, lui è molto preciso ed è molto credibile. Ci racconta di tutta una serie di merci che
che lui ha visto in Cina di prodotti come per esempio le spezie, lo zenzero oppure i chiodi di garofano, cioè quando parla delle merci, dei prodotti, lui magari forse perché era un mercante è molto molto preciso. Marco Polo è il primo essere umano dell'Occidente che racconta dell'esistenza del Giappone, cioè prima di lui, prima della scrittura del libro Il Milione, nessuno sapeva dell'esistenza del Giappone, che Marco Polo chiama Cipango, ma lui dice che esiste il Giappone, parla della spedizione, come vi ho detto, fallita di Kubilai Khan contro il Giappone. Questo ha una precisa dimostrazione storica, è una cosa assolutamente veridica. Qualcuno potrebbe dire, ma queste cose lui le ha prese stando a Samarcanda, cioè qualcuno gliel'ha raccontato venendo dalla Cina. Certo, tutto è possibile. Però, insomma, Marco Polo ci descrive anche veramente dei prodotti che nessuno, anche delle fonti di energia che nessuno conosceva in Europa, come per esempio il carbon fossile. Lui in Cina vede il carbon fossile estratto dal sottosuolo, dice che c'è un carbone che è simile a quello di legna, quello degli alberi, a quello arrostito dei tronchi degli alberi, che però brucia molto più facilmente, è più leggero, esiste in grandi quantità, brucia molto più velocemente rispetto al nostro carbone vegetale degli alberi, delle foreste. E quindi lui descrive il carbon fossile soltanto 200 anni dopo in Europa, in particolare in Inghilterra, si iniziò a usare il carbon fossile al posto del carbone di legna. Poi, attenzione, lui in Iraq vede il petrolio che brucia. Il petrolio non era assolutamente conosciuto in Europa. Lui dice c'è questa specie di poltiglia nera che è una specie di olio, ma a differenza del nostro olio non serve a cuocere o a ungere, ma brucia, d'accordo? Brucia molto velocemente. Quindi lui descrive carbon fossile, petrolio, cioè prodotti, fonti di energia usate in Asia e che assolutamente nessuno conosceva ancora in Europa. Quindi Marco Polo è credibile? Beh, in ogni caso ci possono essere quante discussioni volete su questo. Io ho terminato questa lezione, durata più di un'ora, un po' troppo lunga, ma non mi andava, insomma, non volevo dividerla in due, non volevo spezzare il racconto dei mongoli. Ora l'impero mongolo è finito, però ci sono quattro canati, tre sono diventati musulmani, uno invece no, è dell'impero della Cina, degli Yuan, il primo Yuan è Kubilai Khan. Continueremo a parlare degli altri tre canati mongoli, parleremo in un altro argomento, quando parleremo di Polonia e Russia, che vedremo si scontreranno con questi canati e in particolare la Russia li conquisterà, soprattutto in due dei tre, ben presto verranno conquistati dalla Russia. Quindi parleremo degli altri canati mongoli quando parleremo della storia della Russia, un altro argomento. Invece la prossima volta continuiamo come la volta scorsa, come prima dei mongoli, a parlare della storia della Cina, dell'impero della Cina. Ora abbiamo visto in Cina c'è un impero mongolo, l'impero degli Yuan. Che fine fa? Seguitemi, ve lo dirò nella prossima lezione. Arrivederci, buonasera a tutti.